Stamattina ho per voi uno scoop, un vero e proprio scoop, una nuova teoria che si affaccia all'orizzonte e che sconvolgerà tutte le nostre convinzioni, anzi stravolgerà addirittura la nostra forma mentis, perché è una teoria che va a ribaltare il nostro attuale pensiero. Secondo questa teoria, e ascoltatemi bene, sedetevi tranquillamente, mettetevi comodi, magari non so, prendete qualcosa da bere perché questa teoria merita di essere non solo ascoltata, ma anche divulgata. Secondo questa teoria, quando si parla, di qualcosa, si fa il gioco comunque di qualcuno. Vi faccio un esempio: cioè parlare di massoneria, smascherare la massoneria, rivelare alcune cose della massoneria sarebbe fare il gioco della massoneria, questo secondo qualcuno. Quindi, per esempio, parlare del signoraggio significa fare il gioco di chi del signoraggio ci vive, anzi schiavizza interi popoli. Quindi, ma potremmo estenderlo a qualsiasi altro argomento, parlare di manipolazione e magari svelarne le tecniche, appunto le tecniche di manipolazione, significa fare il gioco di chi manipola. Questa è una teoria veramente sconvolgente. Quindi tutti noi che tentiamo comunque di informare, parlando necessariamente contro questo sistema, stiamo facendo il gioco del sistema. Questa è la teoria sconvolgente che io stamattina ho appreso. Non ci sarei mai arrivato, io non ho collegamenti neuronici tali da poter avere di queste intuizioni così straordinarie. Francamente, alzo le mani, io non sono all'altezza di pensare roba di questo tipo, ma siamo di fronte a veramente a qualcosa di incredibile. Io ero arrivato, mi ero fermato là, che a volte vengono decisi degli scandali a tavolino e poi vengono amplificati dai media. In quel caso, io riconosco che effettivamente parlare di quella cosa, anche se contro, significa comunque fare il gioco di chi ha studiato questa strategia a tavolino. Non ero arrivato al fatto che smascherare il potere in tutte le sue manifestazioni e in tutti i suoi livelli significava fare il gioco del potere. Questa è una cosa che, francamente, mi ha stupito. Ma allora mi chiedo, noi cosa ci facciamo? Cosa ci facciamo? Cosa ci faccio io con questo canale? Cosa ci fa anche chi ha promulgato e chi ha intuito questa teoria? Cosa ci fa? Cosa ci fa? Chiude i battenti, chiudiamo tutti i battenti e stiamo a casa. Allora, perché abbiamo molte volte rimproverato il popolo italiano? Abbiamo sbagliato, perché il popolo italiano, siccome non parla assolutamente contro questo sistema nei termini giusti, ha fatto bene. Quindi la cosa migliore è piegare la testa, stare zitti, non reagire, non parlare, perché altrimenti si fa il loro gioco. Questa è una nuova teoria davvero sconvolgente. Questa è una teoria che ribalta un po' tutte le nostre convinzioni. Ed è una teoria, francamente, beh, siamo in attesa, di avere maggiori chiarimenti, perché dire semplicemente che facendo in questo modo, noi facciamo il gioco del potere è il titolo un po' della teoria, il nome che è stata data la teoria. Chiaramente non posso pensare che questa teoria si fermi al fatto di equiparare determinati scandali studiati a tavolino con chi invece vuole informare i cittadini, gli italiani di qualcosa. Non credo che ci sia questa assimilazione, perché sarebbe veramente una cosa ingenua, una cosa sciocca, altro che teoria sconvolgente. Quindi aspettiamo maggiori dettagli su questa teoria, perché non voglio credere che ci si limiti semplicemente al titolo. Intanto, però, prendete atto, ecco, mettetevi comodi, prendete anche appunti, perché queste cose vanno ben fissate nella mente, che chiunque si oppone a questo sistema, informando, quindi parlando necessariamente di alcuni temi importanti, sta facendo il gioco del potere. Adesso capisco perché non si parla della vicenda di Galloni, della massoneria, dei collegamenti col 5 Stelle, avete capito? Adesso ho capito. Non se ne parla perché si farebbe il loro gioco, mentre invece io che ne parlo sto facendo il gioco della massoneria. Ecco, queste sono le conclusioni a cui arriva questa teoria. E anche voi, se parlate, non lo so, di signoraggio, ma anche di geoingegneria, ma anche di avvelenamento sostanzialmente dell'alimentazione, se parlate di storia manipolata, eccetera, eccetera, voi state facendo il gioco del potere.
Non ve l'aspettavate questa teoria? Beh, la domenica mattina a volte ci sono delle belle sorprese. Buona giornata a tutti.